Messaggio di Matthew Ward, di Suzanne Ward, 2 febbraio 2024. Con i saluti affettuosi di tutte le anime di questa stazione, questo è Matthew. Il nostro ultimo messaggio è stato accolto con una varietà di reazioni, tra cui sorpresa, delusione, angoscia, gratitudine, fastidio, gioia e molte domande. Considerando la probabilità che i nostri messaggi vengano letti solo da operatori di luce, ciò non suggerisce che in effetti era necessario fare chiarezza su dove si trovano la Terra e la maggior parte dei suoi residenti umani si trovino in termini di densità, in modo da risparmiarvi la disillusione, lo scoraggiamento o forse anche la tristezza più nera dovuta ad aspettative non soddisfatte? A parte dire apertamente che è una percezione errata che stiate entrando nella quinta densità, abbiamo parlato di tutte le informazioni contenute in quel messaggio in precedenza, alcune delle quali numerose volte. Naturalmente non potete ricordare tutto ciò che è contenuto nei messaggi iniziati 20 anni fa e che coprono un vasto assortimento di argomenti. È naturale che la maggior parte venga dimenticata. Se siete interessati a leggere delle densità e dell'ascensione, credo che il messaggio del 6 marzo 2017 contenga il resoconto più dettagliato e completo. Alcune email inviate a mia madre mostrano che i lettori attribuiscono erroneamente a noi la disinformazione di altre fonti. I lettori dei messaggi parafrasano ciò che abbiamo detto quando ne scrivono, cambiando così il nostro significato in modo che sia conforme alla loro interpretazione errata delle nostre affermazioni. Se si aggiungono i messaggi canalizzati alla disinformazione scritta dai servi degli Illuminati, è facile capire perché abbondino confusione e idee sbagliate. Ora, sebbene la maggior parte delle domande e dei commenti abbiano ricevuto una risposta personale, ne includiamo alcuni qui perché parecchi degli autori sono fortemente desiderosi di cambiamento e ciò che hanno scritto ci dà l'opportunità di menzionare nuove sfaccettature dell'ascensione o di ripetere alcune importanti vecchie sfaccettature. Matthew e altri messaggeri hanno detto che la Terra è in quarta densità. Non capisco come si possa essere in terza. Non è logico che anche tutti gli abitanti del pianeta siano in quarta? Sembrerebbe così se non si comprende che ci sono due tipi di ascensione e due tipi di densità appartengono a ciascuno di essi. Un'infusione di luce da parte di civiltà avanzate quasi 90 anni fa ha permesso alla Terra di liberarsi dalla profonda terza densità e di iniziare l'ascensione. Sia in termini di energia che di posizione, ha raggiunto la quarta densità bassa nel suo percorso di ascensione planetaria. L'altro tipo di ascensione è personale. Anche se le anime sulla Terra si trovano in corpi di terza densità, in un mondo che è ancora in gran parte di terza densità, a causa di lunghe epoche di controllo oscuro, assorbendo la luce che continua a intensificarsi, gli individui possono evolvere verso la quarta densità nella consapevolezza spirituale e cosciente. Mentre molte anime sono ancora profondamente addormentate in terza, altre si stanno risvegliando e avanzano in consapevolezza verso la quarta densità. I due processi di ascensione hanno una connessione energetica, ma operano in modo indipendente. Per esempio, nel corso degli eoni in cui il pianeta e le civiltà che si sono succedute discesero dall'alta quinta densità alla terza profonda e si sono impantanati nell'oscurità a quella profondità, Gaia, l'anima che si è incarnata nel pianeta, è rimasta nel suo stato evolutivo di quinta densità. E man mano che la Terra ascende a piani astrali via via più elevati,
tutti i suoi popoli dispongono di quantità crescenti di energia, di luce e amore, che consente la loro ascensione spirituale. Tuttavia, a prescindere da quanto lentamente o rapidamente si evolvano, il pianeta continuerà a salire al suo ritmo costante. Il nostro gruppo di meditazione settimanale è rimasto sorpreso dal fatto che non siamo ancora vicini alla 5D. Abbiamo risuonato così bene con le tue informazioni che ci siamo sentiti dei volontari. È davvero deludente sapere che non lo siamo? Per favore, non concludete che non lo siete. Meditare regolarmente e sentirsi a proprio agio con gli argomenti dei nostri messaggi indica che molto probabilmente siete volontari. Le persone vincolate alla mentalità di terza densità non sono attratte dai messaggi spirituali e metafisici, ed è probabile che se le anime risvegliate di recente scoprissero questo tipo di informazioni, cercherebbero di assimilarle o le metterebbero da parte per leggerle in seguito. Il risveglio è un processo, non un evento, e le prime scoperte degli individui sono la corruzione e l'inganno che i burattini dell'oscurità hanno tenuto nascosti così bene per tanto tempo. Questo primo ordine di consapevolezza è necessario affinché emerga la determinazione a eliminare l'ingiustizia, a stabilire l'equità, la bontà e la rettitudine. Quando la rivoluzione sociale avrà inizio, seguirà l'evoluzione spirituale e della coscienza. La popolazione verrà spinta intuitivamente sulla via della luce e dell'illuminazione. Ora arriva un messaggio, che pare che stia facendo il giro del mondo, secondo cui siamo in quinta densità. Oh mio Dio, non siamo affatto vicini alla quinta e nemmeno alla quarta. Ripetiamo questa verità universale. L'universo non ha demarcazioni, l'energia non è compartimentata e noi usiamo i numeri solo per indicare la posizione della Terra o lo stato evolutivo di un individuo o di una civiltà. Inoltre, la quarta e la quinta densità non sono destinazioni di un itinerario di viaggio intergalattico, ma sono tappe di scoperta di sé lungo il viaggio evolutivo delle anime verso la sorgente creatrice. Sono grato a Matthew per aver chiarito la questione della quinta dimensione. La maggior parte delle persone in un gruppo di discussione a cui partecipo pensano che sia come passare attraverso la porta numero 4 e trovarsi improvvisamente lì. Sembra difficile per molti capire che questi sono livelli di consapevolezza. Vogliono sapere come si fa a sapere quando si è passati al livello successivo. Pensano che si tratti di una progressione tangibile. Non ci sono cartelli di entrata o uscita che indichino i livelli di consapevolezza. È come l'energia. Non ha compartimenti, né limiti o confini. La consapevolezza è un processo continuo di autorealizzazione che regala nuove comprensioni sulle verità universali e l'euforia delle sensazioni aha. Avanzare nella consapevolezza non è un processo di apprendimento, ma una miriade di fasi in cui ricordiamo consapevolmente ciò che già sappiamo a livello dell'anima. Proprio come siamo inseparabili da Dio e dal Creatore, siamo inseparabili dalla mente universale e il processo del ricordare è il viaggio eterno attraverso tutte le nostre vite. Questo è davvero sconvolgente. Sono così ansioso che tutta l'oscurità finisca e che si possa vivere in pace. I volontari o la famiglia ET non possono aiutarci a raggiungere la quinta densità prima di 35-40 anni. La luce irradiata dai volontari è sempre stata di aiuto e per millenni la famiglia universale ha assistito e protetto la Terra e le sue forme di vita.
Tuttavia, passare da una densità all'altra, evolvere nella consapevolezza cosciente spirituale, è una conquista individuale che avviene in conformità con le scelte del libero arbitrio. Le anime che danno ascolto al loro intuito di aiutare gli altri, per esempio, possono attraversare la terza densità, passare alla quarta e avanzare abbastanza rapidamente verso la quinta. Le anime che scelgono di servire se stesse, o la facilità della mediocrità, o che resistono alle nuove idee o ai nuovi metodi, possono rimanere bloccate nella terza densità, o arrancare in quella densità come la linfa di un albero in inverno. Non pensate che l'oscurità durerà altri 35-40 anni. Non è così. Non lo farà assolutamente. Non può. Inoltre, alcuni cambiamenti che accoglierete con entusiasmo sono già in arrivo e molti altri arriveranno a poco. Gli anni di trasformazione del mondo saranno entusiasmanti, pieni di dinamica attività, che miglioreranno enormemente tutto ciò che ha un impatto sulla vita sulla Terra. E l'armonia sociale che si svilupperà porterà all'unità della coscienza. Oggi ci sta dicendo che siamo a due generazioni di distanza da ciò che ci ha detto, come ho capito, che era alla nostra portata. Sono consapevole che non è lineare, ma questo è davvero fastidioso e non sono sicuro di potermi fidare di quel canale in futuro. Se quella cara anima leggerà questo messaggio, vedrà che comprendiamo perché non tutti i lettori apprezzeranno o saranno d'accordo con ciò che diciamo. Le prospettive individuali, i sentimenti personali e la portata dei fatti accurati possono essere molto diversi e questi fattori sono alla base delle opinioni. Se un'opinione viene sovrapposta alle nostre informazioni invece di essere letta semplicemente così come viene detta, voilà, il lettore ottiene la percezione che desidera di una situazione. È interessante notare che nessuno di coloro che leggono i nostri messaggi ha le nostre fonti di informazione o il nostro punto di osservazione. Conosco molte persone le cui convinzioni sfidano il buon senso. Per esempio, quando il pianeta raggiungerà un certo punto nello spazio, le persone cattive scompariranno e tutti gli altri si trasferiranno fisicamente sulla nuova Terra. Alcuni dei miei colleghi credono che quando ci saranno atterraggi di massa, gli equipaggi ET sistemeranno tutto ciò che non va qui e lo faranno quasi da un giorno all'altro. Non ne parlo con loro, ma se idee del genere si diffondono, questo influenzerà il tempo di ascensione dell'intera popolazione? No, solo gli individui che hanno queste convinzioni ne saranno influenzati. Indipendentemente da quanto siano lontane dai fatti, dal buon senso o dalle verità universali, le convinzioni di una persona sono la sua realtà indiscussa. Se tutti fossero correttamente informati su ciò che sta accadendo nel mondo e su cosa sia l'ascensione, potremmo raggiungere la quinta densità più velocemente di quanto pensi il popolo di Arnold? È estremamente improbabile. Gli individui le cui azioni causano sofferenze e distruzioni diffuse non si fermerebbero volontariamente e, fino a tempi molto recenti, innumerevoli anime si sono incarnate lì per finire le lezioni karmiche di terza densità. Di uguale o probabilmente maggiore importanza, il progresso è proprio in linea con il piano generale divino per l'età dell'oro della Terra. Grazie per questo esauriente controllo della realtà. Conosco molte persone i cui pensieri sull'ascensione e sulle densità sono confusi o completamente sbagliati rispetto a ciò che dicono i messaggeri illuminati. Invierò loro questo messaggio.
Offrire alle persone ricettive informazioni accurate è utile. Cercare di convincerle a credere come voi non lo è. Fare proselitismo irrita e allontana. Le anime abbracciano le verità universali al loro ritmo e se non durante questa vita avranno tutte le altre occasioni necessarie per vedere la luce. Recentemente, secondo Arnold, il pianeta Terra sarà riconciliato in soli 40 anni. Fantastico! Sono molto contento di sentirlo, anche se non potrò vederlo con i miei occhi. Vedrai l'intero meraviglioso panorama dal Nirvana o dal mondo spirituale della tua patria. Tutti sul pianeta passeranno direttamente dalla 3D alla 5D. Aiutare una civiltà a passare dalla terza densità alla quinta è un'impresa gigantesca, un risultato gigantesco. No, l'affermazione citata attribuisce ai volontari il merito di una missione enormemente riuscita. Hanno iniziato quando la civiltà terrestre era profondamente addormentata in terza densità e, come si vede nel continuum, hanno irradiato con costanza la loro luce fino a quando i popoli hanno raggiunto la quinta densità, dove hanno manifestato l'età dell'oro della terra. Amata famiglia, in questo momento non potete comprendere quanto sia estesa la vostra assistenza o quanto siate preziosi per la nostra famiglia terrestre. Più tardi, quando vedrete lo svolgersi di quest'epoca unica nel continuum, potreste sentirvi un po' sopraffatti nel vedere la stupefacente differenza che ha fatto la vostra presenza sul pianeta. Capirete perché tutti gli esseri illuminati di questo universo vi onorano e vi sentirete umili e gratificati per essere stati scelti a partecipare a questa gloriosa elevazione di un intero mondo e di tutte le sue forme di vita. Per favore, non date la vostra energia alla preoccupazione di condizioni che devono essere risolte. Aiutate invece a materializzare cambiamenti benevoli, immaginando immagini che emettono vibrazioni elevate. Magari la terra immersa in una luce bianca e dorata, o una foresta di magnifici alberi secolari, o un campo di vibranti fiori di campo, o bambini gioiosi che giocano con gli animali. Qualsiasi immagine o pensiero vi faccia sentire spensierati e in pace. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, il ritmo dell'azione nella battaglia secolare tra le forze della luce e le forze oscure diventerà più rapido e caotico. Gli oscuri sanno che il loro lungo regno è finito e si scaglieranno con ferocia. Potrebbero far dichiarare all'OMS che un nuovo virus virulento e mutato richiede che tutti siano inoculati, oppure tentare un'invasione aliena olografica o produrre grandi eventi geofisici. È probabile che i media mainstream enfatizzino da un lato i crescenti pericoli di un'escalation di guerre e dall'altro i danni irreversibili dovuti al cambiamento climatico e ad altre situazioni preoccupanti, come l'aumento del tasso di criminalità, la crescita dei senza tetto e la scarsità di cibo. Non importa che i rapporti siano pieni di falsità. L'obiettivo è creare paura. Vi ricordiamo che se viene ordinato un isolamento, questo vi fornirà protezione e sarà di breve durata. E se si verificasse un blackout delle comunicazioni e o una chiusura economica, anche questi sarebbero di breve durata. Ignorate tutto ciò che suona spaventoso. Potrebbe essere ciò che gli oscuri vogliono fare, ma non hanno più né il tempo né la rete globale per realizzarlo. Cari, la fermezza nella luce, la gentilezza, la fiducia, l'ottimismo e l'impavidità serviranno sempre molto bene a voi e alla Terra.
Tutti gli esseri illuminati di questo universo vi onorano e vi sostengono con l'impareggiabile potere dell'amore incondizionato. Amore e pace. Suzanne Ward. Traduzione e voce Marina.